Ehi, buongiorno a tutti. Un nuovo pacco da Vaxite, ragazzi. Questo l'ho preso qualche giorno fa. È una guida di bloccaggio e di taglio in alluminio con ghiera per l'autoserraggio a banco. Ragazzi, è un prodotto carino, venduto a neanche 9 euro. Se non sbaglio era 8 euro circa. E l'ho visto, mi è piaciuto e l'ho preso. Andiamo a fare l'unboxing e usciamo. Vediamo. Allora, intanto rettifico che non è alluminio ma è lamiera. È bello pesante. Eccolo qui. Qui hai il goniometro con le varie gradazioni per fare eventualmente tagli con inclinazioni. Questa è una vera e propria guida, ragazzi. Poi in confezione abbiamo anche questo, ok, guarda, questo inserito così e poi girato così, e questo lo andrai a girare sul pianale del tuo banco da lavoro. Ok, mettiamolo qui, avvitiamolo tutto così da tenerlo fermo e bloccato. Perfetto. Ok, e così, ragazzi, abbiamo la nostra misura. Basta andare qui e mettere qui, per esempio, è 0 gradi. Questo lo svitiamo, che è il bloccaggio, ecco, per fissarlo, che è posizionato verso il basso. Noi lo andiamo a mettere al contrario, eccolo qui, così da avere anche un bloccaggio che ci tenga ferma la nostra misura. Eccolo qui. Mettiamolo per esempio a 20 gradi, preciso. Ok. E abbiamo fatto un taglio, ragazzi, da 20 gradi. Che uso se ne può fare di questa squadra angolare? Allora, è un prodotto preciso, perché ho avuto modo di misurare lo zero e ci siamo sui 90 gradi come angolo. E dico, potete anche volendo smontarlo e utilizzare la riga da 77 centimetri, appunto, come una vera e propria righella, righello, compasso e roba varia. Anche se, ragazzi, ci sarebbe da smontare tutto questo, togliere questi diciamo fermi, che sono 1, 2 e 3, 4, che tengono uniti questa parte con questa parte. Però dico, con un giravite vai a bucare e ti sei liberato il righello, che alla fine è fatto bene, bello resistente. Dico, utilizzarla così per com'è, sì, si può. Però, come abbiamo visto, è da fare attenzione nelle misurazioni. Poi, quando ce l'avrai, farai le misure della tua, perché non tutte sono uguali. Si è visto che in commercio ce ne sono alcuni modelli che sono un po' meno precise. Perché? Perché la stampa dei gradi è stata, diciamo, inserita con un piccolissimo margine d'errore, che però per la lunghezza 77 cm ti permette di fare dei tagli non più precisi. Detto questo, fatti il tuo controllo, eventualmente cancella la stampa e fatti tu manualmente le misurazioni, e così avrai, perché la meccanica funziona. Ciò che è sbagliato in molti modelli e la stampa sopra. E la gommina, abbiamo detto, va più che bene, stringe bene,
Ora io ti faccio vedere, ok, messo 0, sì, sono sullo 0 preciso, la stringo, la stringo, la stringo, ti faccio vedere che, guarda, tiene solo la gommina. Prova a fare anche movimenti, prova a fare movimenti, ragazzi, e tiene benissimo, a differenza, siamo sempre lì sullo 0, perciò hanno sistemato questo problema. Nel modello precedente c'era il problema che la gommina non teneva, infatti se io prendevo una misura e poi poteva capitare che strofinavo la riga o toccavo questo, mi perdeva la misura e dovevo riniziare tutto da capo. Ora questo non succede perché il blocco, che è questo, è dotato da questa gommina, ok, che fa attrito. Buon attrito e appunto non permette la perdita delle misurazioni. Niente ragazzi, per questo video è tutto, io ti ringrazio per la visione. C'è anche il foro nella parte superiore, qui c'è anche un foro che puoi utilizzarlo per appenderla volendo al muro. E i progetti che possono nascere con questa, come ti dicevo all'inizio, sono molteplici. Potresti anche andare a costruire una sorta di piano sopraelevato fisso, ok, dove vai e ti metti giù sotto qui i pezzi da tagliare, i pezzi da segnare, meglio ancora, cioè una scrivania, un tavolino da 70 cm con questo applicato sul lato e con la squadra che ti permette di giostrarti l'altezza intanto, perché se voglio andare a tagliare un legno da 5 cm di altezza, questo mi deve salire di 5 cm, perciò modificandolo per bene, ed è quello che io vorrei fare. Devo capire ragazzi come fare, però lo faremo, perché è buono utilizzarlo come sia riga, ok, per fare belle linee dritte, che per poi andare a prendere eventualmente gli angolari, come abbiamo detto, nel mio caso preciso, perché ho misurato 90 gradi tra questo e quelli modello vecchio, che erano completamente sbagliati, che erano circa un grado e qualcosa sbagliato, e lì è un problema. E per il prezzo, poi il prezzo ragazzi dice tutto, meno di 8 euro, 7 euro e qualcosa, anche se il modello vecchio costava 6 euro e qualcosina, perciò hanno aumentato qualcosa col prezzo, però hanno migliorato il prodotto stesso. Ragazzi, se il video ti è piaciuto iscriviti al canale, mi raccomando, e campanella, e iscriviti anche a Telegram, dove tutti i giorni usciranno nuovi prodotti, offerte, errori di prezzo, e su Amazon per esempio tantissimi prodotti con errori di prezzo, ragazzi, cose che tu normalmente vedi prezzare 20, 30, 40, 50 euro, errore di prezzo 5, 10, 15, 20 euro, 30 euro, poi in base al prodotto che è. Grazie ancora per la visione, ciao ragazzi e al prossimo video.